Il mondo in questo momento sembra la classica situazione post-relazione finita. Tutti davanti alla TV, con il gelato, ma soprattutto soli. Ma cazzo, ci preoccupiamo seriamente più per la nostra solitudine rispetto a chi combatte giorno e notte? Se 2 mesi fa la gente avesse rispettato le regole, ora ci sarebbe solo la metà di tutto questo casino. Ma prima passavamo il giorno a stare per strada, a spaccarci in più modi possibili, e la maggior parte di noi dimenticava persino di avere una famiglia. Perché non possono essere loro a spararsi chili di gelato con noi davanti alla TV? Perché non possono essere loro in questo periodo i nostri migliori amici? Pensate che gli facciamo un torto a parlare per più di 5 minuti dei nostri problemi? E spacchiamo sto cazzo di muro di imbarazzo con i genitori. Sapete quanto li siamo debitori con tutto quello che fanno per noi? Prendiamo un vecchio gioco da tavolo e scommettiamo 5 euro sul vincitore, o prendiamo le vecchie foto e commentiamo chi aveva il look più imbarazzante. Direi che potremmo partire a stare anche solo un'ora con chi ci ha creato, perché solo loro ci accetteranno sempre per ciò che siamo e saremo. Quando questa situazione finirà, la famiglia tornerà subito in ultimo posto. Torneremo a mettere in primo piano le piccolezze, e che ci sta cazzo, siamo adolescenti. Però usiamo questo periodo per unirci a chi ci ama veramente. Non ci costa niente.